Ciao, in questo terzo video andiamo ad approcciare la nota reale con sempre una, due o tre ghost in le vare che cadono quindi sul batter con la nota reale, però sul circolo delle quinte. Ho scelto il circolo delle quinte perché va a sfruttare tutte le tonalità e la mano sarà sempre in movimento. Ora ti faccio vedere le diteggiature, non sto a spiegarti cos'è il circolo delle quinte, ci sono già tanti video ben fatti che te lo spiegheranno, ma andremo a vedere le posizioni fisiche per andarla a suonare tutta. Quindi partiamo da Do. Il Do possiamo prenderlo al tasto 8 come segnato nella partitura che ti trovi, oppure anche al tasto 3 della corda di La, se no nella partitura è al tasto 8 della corda di Mi. Nel circolo delle quinte, in pratica, facciamo sempre un salto che è di quarta, cioè dal Do andiamo al Fa. Fisicamente, sul basso, se partiamo dalla corda 4, lo troviamo sulla corda 3 allo stesso tasto, quindi sempre al tasto 8. Quindi in pratica scendiamo di una corda. Invece, risalendo di corda, se noi siamo sul Fa, quindi sulla corda 3, la sua quarta è un Si bemolle e noi lo andiamo a prendere grave sulla corda 4, spostandoci di due tasti e salendo di una corda. Quindi abbiamo il Do tasto 8 corda Mi, il Fa tasto 8 corda La, il Si bemolle tasto 6 corda Mi, Mi bemolle, tasto sempre 6, corda Re e così via. Ci spostiamo di due tasti, andiamo a prendere quindi La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, Si naturale. Poi per il Mi, per evitare di prendere la corda vuoto, difficilmente poi gestibile anche con le ghost, andiamo a prendere il Mi al tasto 7, della corda di Re, poi avremo La, Re, Sol e poi ripartiamo dal Do che possiamo prendere anche qua o salendo sul tasto 3 oppure come trovi scritto nella partitura tornando al tasto 8 della corda di Mi. Attenzione sempre all'approccio quindi in battere, cioè in levare in cui dobbiamo cadere sulla nota in battere. Come diteggiatura poi puoi scegliere se andare col mignolo, con l'indice, provalo in diverse diteggiature in modo che ti sia comodo. Adesso lo sto facendo con una, pure. Questo è quello con tre. Se invece vuoi farlo con 2, che era il secondo, chiaramente io adesso te lo faccio sentire così e per studio all'inizio per vedere le note è giusto farlo così perché pensi meno al tempo e più alla diteggiatura. Però poi dopo diventa comunque fondamentale invece passare all'uso delle batterie sotto, anche qua te ne trovi due, per avere soprattutto questa ruota dei sedicesimi che girano e che cerchi di interiorizzare e di suonare precisamente sul tempo. Quindi avremo questo. Qui noi dobbiamo entrare sempre in levare.